Bene, questo autore che penso molti di noi ricorderanno, lo incontriamo spesso, e su questo stesso testo, noi sul primo libro, cosiddetto primo libro, cioè sulla prima parte di questo volumetto, abbiamo fatto già il nostro ritiro, parecchi anni fa, credo, non poco tempo fa, parecchio tempo fa, abbiamo fatto il ritiro. E adesso ho preso alcuni capitoli del secondo libro, ma ora spiego che cos'è e cosa vuol dire. Il testo che ho scritto, il testo da cui l'ho preso, credo esiste sempre nel solito, mi pare, se non ricordo male, esiste nel solito sito che consultiamo spesso. Ecco, ma questo testo non viene da lì. Questo testo lo dico perché fa piacere non solo riconoscere i meriti, ma anche la no nostra comunione con gli amici che conosciamo bene. Questo testo l'ha prodotto, lo sta producendo, è Don Roberto Tarquini, il sacerdote di Perugia, no, per Terni, con che fa sempre da anni gli esercizi con noi, no? È un testo che lui ha tradotto. Lui, 32 anni, dice nell'introduzione, che mastica questo libro, 32 anni, e vi ha premesso una biografia un po' romanzata della vita dell'autore, perché di Ruysbroek abbiamo pochissime notizie. Sappiamo quando è morto e alcune cose naturalmente le abbiamo documentate. Ma molte cose non le sappiamo di quest'uomo. E quindi lui è un testo che ha masticato, con cui ha convissuto, per così dire, e convive da moltissimo tempo. E lo ha tradotto, l'originale è in olandese antico, medio olandese, quindi non è un testo semplice. Naturalmente ne esistono già nel 500, fu fatta una traduzione latina da Lorenzo Surio, e lui ha tenuto presente naturalmente entrambi. Ci sono traduzioni in italiano, ci sono parecchie anche recenti, credo Città Nuova mi pare che ce n'è una, credo, ma lui ha sentito che non c'è. No, il solito discorso di una traduzione che secondo lui è più vicina, è migliore del testo. Ma la cosa simpatica è che ci ha premesso queste 32 pagine, 35 pagine, questa cosa romanzata. No, io però sono impegnato a studiarmela perché gli dovrei scrivere una piccola prefazione a questo volumetto e lui ha trovato la Cantagalli, fortunato lui, non ci sono riuscito. Ha trovato la Cantagalli che glielo dovrebbe pubblicare, quindi la pubblicazione glielo fa la casa editrice di Siena, si chiama appunto Cantagalli. E allora, anche questo omaggio a lui, in comunione con lui, è un grandissimo testo, come penso alcuni di voi l'hanno letto, quindi lo conosco, qualcuno di voi, la maggior parte credo che non l'ha mai letto. Chi era questo signore, chi era? Era un giovane, molto, molto giovane, appunto non sappiamo esattamente chi fosse il padre, qualcuno dice che poteva essere anche lo zio prete, cioè ci sono anche discorsi del genere. Comunque fu da questo zio prete avviato agli studi del sacerdozio, che lui intraprese e poi fu ordinato sacerdote ed entrò nel capitolo cattedrale della sua città. Lì si distinse subito per condurre una vita regolare, confessava, partecipava appunto al capitolo, c'è cioè un gruppo di preti che officiavano in quella chiesa. Credo, non me lo ricordo se era a Bruxelles.
Santa Gudula era il luogo. E poi conduceva una vita appunto di preghiera, sempre più attratto dalla vita di preghiera. E quindi era abbastanza schivo. E con evidenza sviluppa una vita interiore sempre più ricca. E cominciano, e anche, devo dire, lo zio è un altro sacerdote che non mi ricordo come si chiama, seguono questo suo impulso. Più volte si ritirano e vanno a fare dei ritiri in una vecchia abbazia o una vecchia monastero, eremitaggio, nella periferia, in campagna, in una foresta, tra i boschi. E per cui alla fine, dopo un periodo, decidono di andare a vivere lì, di staccarsi, di lasciare loro tre inizialmente decidono di andare a vivere lì in una vita comunitaria e una vita di ritiro e di preghiera. Di fatto nasce una piccola comunità. E accorrono persone e sacerdoti di vario tipo che si mettono sotto la guida spirituale di quest'uomo. Pochissimi si fermano. Qualcuno poi, quando lui sarà più adulto, rimarrà, entrerà, fa parte di quella comunità. Ma altri girano, vanno via e creano, fondano o istituiscono altre piccole comunità di preghiera nelle città vicine. E si crea lentamente, poi assumono la regola di Sant'Agostino per vivere, e si crea una sorta, quello che sarà chiamato, diventando come canonici regolari, cioè sacerdoti di vita comune che seguono la regola di Sant'Agostino e che comunque sono come dei monasteri autonomi, dei monasteri delle case a metà, anche con una certa vita di predicazione, vita attiva, non so, non, cioè, non una vita di clausura. E di tipo benedettini, no, una vita anche attiva, soprattutto di predicazione e di un minimo di servizio pastorale. Passeranno da lì, e lui sarà all'origine, anche in parte direttore spirituale, di alcuni nomi che poi saranno quelli che inizieranno, per esempio, l'Imitazione di Cristo, l'autore dell'Imitazione di Cristo, Gerardo Grote, nomi che ogni tanto noi vediamo scritti nei nostri semi di contemplazione. Quel movimento che si chiamerà i Fratelli della Vita Comune. E anche, per quanto riguarda le donne, le beghine o le sorelle della vita comune. Lui è all'origine di questo, uno dei principali iniziatori di questo movimento. Siamo a cavallo alla fine del 300 e poi nel 400, in un paese come l'Olanda e il Belgio, che se qualcuno ricorda, da qualche, come io, vaghe reminiscenze storiche, in quel periodo era in forte ascesa dal punto di vista sociale, economico-sociale. I paesi fiamminghi assurgeranno nelle Fiandre lentamente, dal punto di vista sia dei commerci con l'Oriente che delle banche, collegati in parte con la Toscana e i fiorentini, ma poi supereranno, insomma, per così dire, anche l'Italia, periodo d'oro il nostro dell'italiano del 400, diventeranno insomma una grande fioritura. Questo dice un periodo dunque di una classe giovane, emergente, di una certa voglia di formazione, di cultura, di scrittura, e molti di questi infatti si occupano di scrivere, di copiare libri, di produrre o di dare una piccola formazione dal momento che sanno leggere. Imparano a leggere e scrivere, di dare una minima formazione ai figli di questi ricchi commercianti che diciamo, sono in ascesa e diventano economicamente più capaci e vogliono dare una formazione ai propri figli. Questo testo ne ha scritti diversi, Ruisbroeck. Questo è, diciamo, il più bello, il capolavoro ritenuto, e lui distingue, sono tre cosiddetti tre libri, perché lui descrive la vita interiore, la vita del rapporto col Signore, la descrive in tre sorta di stagioni, chiamiamole così, la vita attiva, la vita interiore, contemplativa e la vita super essenziale, la chiamerà lui. Questo secondo libro si occupa proprio della vita, quella che lui chiama essere la vita superessenziale.
contemplativa, la vita di desiderio, desideroso dell'amore di Dio e così via. Ecco, come vedete, infatti, dalla prima slide che sto proiettando, questa seconda parte è organizzata, secondo questo evolve, raccontare un dispiegarsi della vita di unione col Signore. Dio fa irruzione, queste sono parole di Don Roberto, queste sono Dio fa irruzione nell'anima perché ama la creatura ardentemente e sollecita il nostro spirito a rispondere con un sì. Questo determina in noi, ecco, la vita, un movimento interiore nel nostro cuore, nel nostro spirito, e lui prende questa frase della parabola delle 10 vergini: vedete, ecco, viene lo sposo, uscite, andategli incontro. Questa famosa frase della parabola, dice a mezzanotte, vi ricordate, a mezzanotte si udì un grido, e questo. Ora, per lui naturalmente assume questa frase, le quattro parti di questa frase, vedete, ecco, viene lo sposo, uscite, incontratelo. Queste quattro parti, ne vede che tutta la vita interiore si può riassumere in queste parole, e lui le rianalizza in tutte e tre le parti del libro. E ora noi infatti lo vedremo. Perché? Perché questa formula del Vangelo, questa frase del Vangelo, c'è uno, vedete, ecco, vedete. In latino, lui aveva il latino, si vide, era il latino. L'illuminazione, cioè la capacità interiore di vedere. Che cosa? Due, che Cristo viene. Cristo ci visita, perché ci ama e ci visita. Allora, tre, noi siamo messi in grado, uscite, siamo messi, attivati nel nostro essere e nel nostro operare. E per questo siamo spinti all'esercizio delle virtù. E quattro, andategli, incontratelo, per incontrarlo, che significa per lui riposare invece in Dio. Non agire, ma riposare in Dio. Questa vita interiore, questa è una specie di quadro generale di quello che lui, come lui vede la vita interiore, la vita di unione col Signore. Il riposo è il centro, che non è solo una cosa finale, continuamente in noi c'è questa riposare ed essere chiamati a riposare. Naturalmente, nelle fasi più iniziali prevale l'agire, l'esercizio delle virtù, l'agire, ma mano a mano matura in noi c'è più consapevolezza del fatto che possiamo riposarci in Dio perché Dio vuole che noi riposiamo in Lui. Quindi non è un'opera nostra, è, secondo me, capire davvero che Lui vuole che ti riposi in Lui e accogliere il fatto che Lui voglia. Quindi non è una cosa che dobbiamo fare noi, al contrario, è che Lui vuole che ci riposiamo in Lui e vuole che, mano a mano uno ne ha più sicurezza, più chiarezza, più consapevolezza, più maturità per questo, e lascia riposarsi in Lui. Iniziamo allora il testo nostro, primo capitolo di questa seconda parte del libro. Ecco il grido. Nella notte, a mezzanotte, si ode un grido. Vedete, vide, ecco. La Vergine prudente, vale a dire l'anima pura, che si è distaccata dalle cose terrene e vive per Dio nell'esercizio delle virtù, ha preso nel vaso del suo cuore l'olio della carità e delle opere virtuose, con la lampada di una coscienza senza macchia. Ma quando Cristo, lo sposo, si fa attendere nella consolazione e nel nuovo influsso dei suoi doni,
allora l'anima diventa sonnolenta, addormentata e indolente. Dunque, nel primo libro, nella prima parte di questo volume, appunto dicevamo la vita attiva, è successo quello che lui qui dice, e cioè si è un po' distaccata, liberata. Finalmente è più libera, si è più rivolta, stabilmente rivolta al Signore, soprattutto con l'esercizio delle virtù, che è una sorta di riordinare, di rimettere ordine, pulizia, sistemare, per evitare appunto il disordine precedente. E perciò ha preso con sé, qui ricorda la parabola, giusto? Le vergini che hanno preso l'olio e quelle che non l'hanno preso. Quella saggia, la vergine saggia, ha preso, quella prudente, ha preso questo olio dell'amore e delle opere di virtù. Dunque ha un suo equilibrio, dicevamo, un suo agire con una sua intenzione, con le virtù. Ecco però, è come se descrivesse, poi dice lui, arriva a un certo punto una stagione, dopo questa attività, dopo questa prima grande fase di rimettere ordine nella propria anima, arriva una stagione, un momento in cui, come se si tornasse un po' a dormire, ad essere sonnolenti, un torpore viene. Lui dice, è il Cristo sposo che si fa un po' attendere nel tornare alla carica, a dare i suoi doni e il suo influsso. E per questo l'anima diventa un po' indolente, addormentata, sonnolenta. Ma è lì la prudenza, eccetera, di non, ovviamente dice lui, di smettere l'olio, cioè la carità e le opere virtuose. Perché? Perché a mezzanotte, comunque, a un certo punto, c'è. Nel mezzo della notte, quando meno ci si pensa e ci si aspetta, un grido spirituale è prodotto nell'anima. Vedete, viene lo sposo, uscite per incontrarlo. È di questo vedere, di questa venuta interiore di Cristo e di questo uscire fuori dell'uomo per l'incontro con Cristo che vogliamo parlare, questa parte, no? Questi quattro punti concernenti l'esperienza interiore e desiderosa, così la chiama, i desideri, noi li considereremo e li spiegheremo. Molte persone vi giungono grazie alle virtù morali e al fervore interiore. Come abbiamo detto, perché si sono stati zelanti a sufficienza in un riordino e si, credendo appunto nell'amore di Cristo, il quale già si è messo in opera, giusto? Perché anche tutta questa parte, diciamo, che lui ha scritto già, è perché lui ci ha messo in opera, naturalmente, giusto? È perché lui ci ha spinti, ha riattivato il nostro essere, la nostra volontà. Bene. Con queste parole Cristo ci insegna quattro cose. Nella prima, egli vuole che il nostro intelletto sia illuminato dalla luce soprannaturale. Questo indica ciò che noi osserviamo quando egli pronuncia la parola vedete, ecco, guardate, vedete. In secondo luogo, egli ci mostra che cosa dovremmo vedere. La venuta interiore dello sposo, l'eterna verità. Questo è ciò che noi intendiamo con le parole lo sposo viene. In terzo luogo, ci comanda nella pratica interiore di uscire secondo giustizia, e questo spiegherà. Ecco perché dice uscite. Nel quarto punto ci mostra il fine e la ragione di ogni nostra, di questa attività, che consiste nell'incontro con Cristo, sposo nella gioiosa unità della divinità. Ecco il programma, penso è chiaro. Ora Cristo dice, vedete, ci sono tre punti da considerare per vedere soprannaturalmente nella pratica interiore.
voi capite tutti, capiamo tutti che è la voce, non sono io che dico che mi devo fare qualcosa per vedere, è a mezzanotte, nell'attesa, che la voce, una voce arriva e dice, ecco, vedete. Voglio dire che è un'azione che proviene dal Signore, non da noi. E dunque è una chiamata, in qualche modo, no, più che una chiamata, sì, un giungere, sopravvenire, di Lui, un'iniziativa quindi, di Lui. Quindi non stiamo parlando di cose che dobbiamo fare in questo momento, stiamo guardando questa descrizione. Ci siamo? Stiamo guardando questa descrizione. È quando, lui l'ha detto prima, quando l'anima si sente sonnolenta, interpreta così la parabola che dice aspettavano tutto il giorno e non veniva mai, non veniva mai, e dunque si erano appisolate, addormentate, ti ricordi? Si erano addormentate. Allora si ode il grido e lui la interpreta, l'abbiamo visto poco fa, che quando lo sposo si fa attendere un certo torpore prende. E dunque è improvviso, questo dice le caratteristiche, che è improvviso, che è come se l'anima non se l'aspettasse più, e viene di sobbalzo, ed è lì che però deve essere pronta, secondo la parabola, altrimenti perde, rimane fuori, no? E rimane fuori. Cioè, tre punti. Il primo è la luce della grazia di Dio comunicata in un modo più elevato di quanto sia nell'esperienza esteriore della vita attiva, mancante di intimo zelo. Cioè, cosa succede? Cioè che Dio ti dà, ci dà, una luce comunicata da Lui, comunicata in modo più elevato. Questo è il punto. Comunicata in modo più elevato. Sempre Lui è presente, sempre Lui ci comunica, ma vuol dire che trova in noi, immagino, penso, una disponibilità maggiore. Comunicata in modo più elevato di quanto accade nella prima fase, voleva dire, nell'esperienza esteriore della vita attiva, cioè dove c'è stato la volontà e anche la effettività del mio riordinare con la pratica delle virtù. Ci siamo? Delle virtù e della carità. Qui invece, dice lui, c'è questa maggiore, una luce in modo più, in grado più elevato. Il secondo punto è lo spogliamento delle immagini, questo vedere, estranee e da tutto ciò che può occupare il cuore. Spogliazione che rende l'uomo libero e capace di rispettare tutte le creature in quanto non assalito da immagini, distaccato e vuoto. Nella prima fase eravamo noi che avevamo preso le distanze, riordinato, creato questo piccolo distacco, chiamiamolo così. Qui è la grazia di Dio che opera questo spogliamento, non noi, la grazia di Dio, la quale è come se asciugasse un po' ed essenzializzasse i nostri anche appetiti, i nostri attaccamenti, delle immagini, spogliare dalle immagini estranee, da tutto ciò che può occupare, prendere, cioè possesso, e stare sempre lì nel nostro cuore, tirandone l'attenzione di qua o di là. Ed invece lo libera, libera il cuore. Ecco, infatti rende l'uomo libero con questa distanza. Vedete che bella questa, mi piace molto, perché qui tante volte il fraintendimento di questo implica che alcuni di noi possono immaginare che insomma si perderebbe gli affetti per i cari, queste, no, capace di rispettare tutte le creature perché viste nel Signore, è giusto? Capace di rispettare,
Perché tutti sappiamo che l'attaccamento non rispetta niente, in realtà è un grande egoismo, come sappiamo bene. E in quanto non assalito da immagini, il cuore, l'uomo, assalito, distaccato e vuoto, quindi veramente libero, pulito, liberato. E questa è una luce del Signore che viene. Sì, naturalmente se non c'è la prima fase. Non è possibile, eh? Non è possibile tutto questo, cioè non viene risposto così. Il terzo punto è la libera conversione della volontà, con il raccoglimento di tutte le facoltà corporali e spirituali, distaccate da ogni affetto disordinato, che fluiscono nella unità di Dio. E nella unità della mente, dello spirito. Questo è un po' più complesso, lo leggiamo. Così che la creatura razionale può ottenere soprannaturalmente e possedere la nobile unità di Dio. Per questo Dio ha creato il cielo e la terra e tutte le cose. Questo è il motivo per cui egli si fece uomo, ci insegnò tutto e visse per noi. Ed egli stesso è la via che conduce all'unità. Poi è morto nel vincolo dell'amore, è asceso al cielo e ci ha aperto l'accesso a questa unità nella quale possiamo possedere la beatitudine eterna. Allora, questo guardiamolo meglio. Terzo, sempre questa luce, vedete che cosa ci dà? Libera conversione della volontà. Conversione significa che si volge verso Dio, no? La volontà che si volge verso di Lui. E cioè questo spogliamento, libertà, è voluta, cioè la persona, per quanto da una parte ne avverte in qualche circostanza il peso o comunque avverte anche la davvero che come si dice quando uno è in alto, la possibile vertigine di questo, tuttavia vuole, la volontà vuole questo. Ecco perché è libera, perché davvero è il Signore che ha toccato con la sua luce, fa vedere e tocca, per cui la persona lo vede buono, la volontà è attratta da ciò che è un bene, da ciò che è buono e da ciò che quindi ti attrae, perché è buono, ti dà salute, verità. Serenità, forza. E quindi la volontà ne è attratta e liberamente si volge, converte vuol dire si volge. E non essendo più legata da questi affetti disordinati, attaccamenti disordinati, dice che tutte le facoltà corporali e spirituali si raccolgono in uno. Sì, vedete? Non c'è più dispersione, c'è questo raccoglimento in unità. Unità di Dio e unità della persona, nel centro di noi stessi, della mente, del cuore. Unità di Lui e unità in noi. Cosicché la creatura, cioè l'uomo, la creatura razionale, può ottenere soprannaturalmente, sottolineiamo questa. Soprannaturalmente. Soprannaturalmente significa non in modo costruito da noi, ci siamo, ma da Dio. Non in modo da noi prestabilito, perché non lo conosciamo. Quello che Dio fa ci è davvero ignoto fin quando non lo viviamo. E possedere questa nobile unità di Dio, essere uno con Lui. E poi il resto credo sia più facile, questo in fondo è lo scopo di tutto, per cui ci ha creati, si è incarnato, ci ha redenti e ci ha aperto l'accesso all'unione con lui definitiva, cioè il paradiso. Per questo tutto è stato fatto. Quindi ci apre questa luce, ci apre e ci fa vedere questo. Ma non è solo vedere. È che accade davvero in noi, ecco, questa la volontà,
è la distanza, il distacco, la volontà è il distacco. Quindi accade davvero qualcosa in noi. Qui non è soltanto una luce, un faro e finì e ti fa vedere come stanno le cose. No, è appunto un'operativa questa luce. Ora fate bene attenzione. In tutti gli esseri umani troviamo naturalmente, qui una specie di descrizione, la mappa di come siamo fatti noi. L'anatomia dello spirito, chiamiamola così, più che del corpo, no? Come siamo fatti noi. In tutti gli uomini troviamo naturalmente, cioè per creazione, giusto? Ci ha creati così. Una triplice unità che diventa unità soprannaturale, soprannaturale nei giusti. La prima e più alta unità è in Dio. Io qui non l'ho riportato. Don Roberto fa un'immagine, se vi ricordate anche tanti anni fa, Padre Max per San Giovanni della Croce aveva fatto uno schemino, l'anima, il corpo, le facoltà, i sensi, eccetera. Padre Roberto fa, credo che la mette nel libro, fa un'immagine di una scopa, quindi con quell'antica, una ramazza con il lungo manico e poi l'attaccatura e poi, come si chiama, i vimini, insomma. Queste piante per la giumarra sarebbe, ecco, sì, le saggine, sì. E dice e fa proprio l'immagine, per cui da dove noi lo prendiamo, punto alto del manico, è la più alta unità ed è perché siamo stati creati. Tutte le creature sono sospese nella unità più alta che è Dio con il loro essere, con la loro vita e per la loro sussistenza. Siamo creati. Se lasciasse, moriremmo, scompariremmo. Se aprisse la mano, la scopa cade nel nulla. Ecco. Per cui una prima unità è questa è in Dio. E se si separassero da Dio, cadrebbero nel nulla, si annullerebbero. Questa unità, quella con Dio, è in noi. Essenzialmente per natura o buoni o malvagi che siamo, cioè perché ci ha creato, è la creazione. Buoni o cattivi non ha importanza, siamo uomini e donne, siamo creature, dunque ci ha fatti e ci fa vivere, punto basta. E non ci rende né santi questa unità con lui, né santi né beati senza la nostra cooperazione. Quindi è il dono d'inizio di tutto. Questa unità noi la possediamo in noi stessi e di fatto al di sopra di noi come principio e sostegno del nostro essere e della nostra vita. Siamo continuamente tenuti da lui, tenuti, quindi uniti. Siamo sempre, per cui è in noi, ma è anche sopra di noi, perché ci tiene lui, chiamiamo lui, ah, è altro da noi, quindi ci tiene dall'esterno, per così dire, ci tiene da un altro, ci tiene. Ci fa vivere, principio e sostegno del nostro essere e della nostra vita. Penso sia chiaro, giusto? Vi è per noi, vi è in noi per natura sempre, siamo creati così, come ti dico, è una mappa anatomica. Anche una seconda unione, o meglio, una seconda unità, che è l'unità delle facoltà superiori. E lui questa la pone nel punto in cui, per così dire, le saggine sono attaccate e fanno uno e poi si ci entra nel manico, l'unità bassa. Laddove esse traggono la loro origine naturale e la loro attività nell'unità stessa dello spirito, detto anche mente, sono termini che oscillano da autore in autore, Ruisbrock chiama così. Ma per farci capire che c'è poi in noi un'altra unità, un centro. Tante volte ne abbiamo detto l'io, un centro di noi. Ciò che dobbiamo però, per favore, capire e stare attenti è, guardate se leggetelo bene, là dove esse traggono la loro origine naturale. È la loro attività.
prima c'è questo centro, unità, da cui le facoltà traggono. Non è al contrario, sotto sopra. Io ho, le facoltà sono l'intelligenza, la memoria, ecco, la volontà, che sono ognuno per conto suo e devo tentare di unificare. Non è così, è vero, è capovolta la cosa. C'è un io a cui le facoltà traggono, agiscono, si muovono, sono mosse. Tale unità non è altro che il nostro essere sospesi in Dio, ma in ultima istanza noi la consideriamo attiva e nel suo fondo essenziale, l'essenza di noi stessi, da dove noi agiamo, l'essenza di noi da cui agiamo. Ciononostante, lo spirito è totalmente dentro ciascuna unità, secondo l'interezza della sua sostanza. Lo spirito è dentro l'unità, la prima, dentro la seconda, dentro la terza. Noi possediamo questa unità in noi stessi, al di sopra delle percezioni sensoriali, e da questa unità procedono memoria, intelletto e volontà, e ogni facoltà e attività spirituale. In questa unità noi chiamiamo l'anima spirito, lui la chiama così, spirito. Quindi comunque ognuno ci mette un nome, ma è per capirci noi che cosa, che tutti possono cambiare il nome, ma tutti fondamentalmente in questi secoli hanno questa idea, cioè c'è questa unità nostra per cui siamo sospesi in Dio, ma che siamo noi e da cui tutto il nostro agire proviene. Da cui si origina. Ci siamo? Sì, è la stessa cosa. Credo sia la traduzione che anche lui preferisce. Anche il testo, io non mi ricordo qual è la parola originaria tedesca, ma se fosse Geist in realtà è complicato a tradursi, perché si può dire in tutti e due modi. La terza unità, che in noi per natura, sempre per così siamo fatti, cioè Dio ci ha creati così, consiste nel dominio delle facoltà corporee nella unità del cuore. Io lo chiamo cuore adesso, che è diversamente da come, per esempio, la Bibbia parla, che invece metterebbe il cuore, la Bibbia, dove lui ha messo spirito, la Bibbia ci metterebbe cuore, eh? Quindi è come che ognuno ci mette il nome che vuole, ci mette il nome che vuole. Comunque, per capirlo, qui dice quale cosa sarebbe questa terza unità. Principio e origine della vita corporale. E i latini ci mettevano anima. Perché il corpo è animato. Anima. Spiego, i latini avrebbero messo anima. Anche i latini non cristiani, eh. L'anima possiede questa unità nel corpo e nella vitalità naturale del cuore. Da esse fruiscono tutta l'attività corporea e i cinque sensi, tutta la vita, appunto, fisiologica per così dire, ma anche psicologica. Anche psicologica. Qui perciò l'anima è chiamata anima, perché la forma del corpo è lo anima. Cioè gli dà vita e lo mantiene in vita. Per cui nella morte come la pensavano loro? Che l'anima lascia il corpo, stacca, e quindi non lo anima più, ma sopravvive. Capite dov'era con la loro concezione dell'anima immortale? Almeno quella che dei cristiani poi. Perché alcuni non ritenevano che l'anima fosse mortale, altri sì nel mondo pagano. Nel mondo cristiano invece l'anima è ritenuta immortale, cioè questo principio comunque rimane, sopravvive, lasciando il corpo sopravvive, perché è unito a Dio e sopravvive in quanto è unito a Dio, che gli dà l'immortalità, è un dono che gliela dà, mica è perché lui ce l'ha di per sé, ci intendiamo, almeno nella visione classica del Medioevo cristiano è questa. Queste tre unità, scusate, quest'ultima sarebbe nella... Esattamente. Perché Don Roberto disegna
questa è la saggina, la disegna con tanti fiocchetti uno dall'altro. Ecco perché io pensavo alla Giummara, perché è fatta, tutta la scopa è fatta di 7-8 gruppetti uniti, che poi ne formano uno più grosso e che si attacca. Non è a singolo. Nel livello più basso, ecco, queste tre unità esistono in noi naturalmente, cioè appunto siamo fatti così. Come una sola vita e un solo regno, tutto questo è armonico, almeno nella creazione è armonico. Tutto questo è perfettamente armonico. Nel livello più basso siamo sensuali e animali, ecco perché si dice animali. Semoventi, moventi da se stessi. Nel livello intermedio siamo razionali e spirituali, la facoltà. Nel livello più alto siamo sostenuti, essenzialmente significa nell'essenza di noi stessi, come appesi a Dio, la terza unità. Siamo da Lui nell'essenza di noi stessi. Questo è naturale in tutti gli uomini, non in uno più che in un altro. Ora, queste tre unità, come un regno e una dimora eterna, sono arricchite soprannaturalmente e possedute a motivo delle virtù morali nella carità e nell'esercizio della vita attiva. Quel regno è arricchito ancor più e posseduto più nobilmente grazie alla pratica interiore congiunta alla vita attiva, cioè quella del primo libro. Lui dice, quando il Signore ti ha toccato, ti ha preso ed è venuto e ti ha dato la prima luce, tu hai rimesso ordine in questo regno. Finalmente è un regno ordinato, ed è ordinato perché è arricchito dalla luce soprannaturale e dalla grazia soprannaturale, per cui tu agisci, possiedi, cioè sei proprietario di questo regno, non sei sbandato di qua, tirato di qua, il regno non è diviso in se stesso, il regno non è disordinato, c'è questo ordine in te. E questo accade appunto soprannaturalmente a motivo delle virtù morali nella carità e nell'esercizio della vita attiva, nello svolgimento di tutte le tue attività, doveri, eccetera. L'unità più bassa, che è quella corporea, è arricchita e posseduta soprannaturalmente per la pratica esteriore, compiuta perfettamente sulle orme di Cristo e dei suoi santi. Si tratta di portare la croce con Cristo, sottomettendo la natura umana ai comandamenti della Santa Chiesa e dell'insegnamento dei santi, secondo la forza della nostra natura, con discernimento. Quindi è la vita virtuosa, la vita cristiana ordinaria, che è già è soprannaturale, vedete? Perché è arricchita dalla grazia. E tu esteriormente cammini sulle orme, sei il discepolo fedele del Signore, in una vita ordinaria, non senza nessuna straordinarietà, che sarebbe l'osservanza dei comandamenti di Cristo, accetti, porti la croce con Cristo, sottomettendo tutto, ecco, alla vita, alla Chiesa, ai santi, e come possiamo, secondo le forze della natura e col discernimento. Quindi una vita cristiana normale, ordinaria, ma sana, naturalmente sana. La seconda unità, che è nello spirito, è interamente spirituale, è arricchita e posseduta soprannaturalmente per le tre virtù teologali, fede, speranza e amore, e per l'influsso della grazia e dei doni di Dio, e per l'impegno alacre volto alla virtù, secondo l'esempio di Cristo e della santa cristianità. La vita soprannaturale, la vita spirituale, nello spirito, cioè soprannaturale, è la vita piena delle tre virtù teologali. La vita con Dio, le tre virtù teologali sono la vita con Lui, che ordinano la mente, danno una mente, cioè sia una volontà, sia una razionalità, la danno libera, chiara e salda, fondata. Forte la più forte è la volontà, è con la ragione che aderisce alla verità.
E poi arricchita dalla grazia e dai doni, i carismi, ma anche i doni dello Spirito Santo, i sette doni, che non sono conquistabili, appunto, ma sono doni che lui, di cui lui correda, i sette doni, di cui lui correda i suoi discepoli. E quindi che attraverso i sacramenti, se corrisposti, naturalmente se corrisposti, i sacramenti danno a questa persona. Concretamente significa appunto l'impegno alacre, costante, continuo e tenace nella virtù secondo l'esempio di Cristo e della Chiesa. La terza e più alta unità è al di sopra della nostra comprensione intellettuale, ed è in noi essenzialmente, nell'essenza, in noi stessi. È da noi posseduta soprannaturalmente quando siamo intenti a riposare in Dio, al di sopra della sua lode e del suo onore cercato in tutte le nostre opere virtuose, al di sopra dell'intenzione e al di sopra di noi stessi e di tutte le cose. Ecco qua la contemplativa, diciamo, quello che tante volte abbiamo e da altri imparato con contemplativa, come vedete, non comprensibile, non percettibile, perché al di sopra della nostra comprensione intellettiva. E quindi è essenzialmente in noi, è nella nostra, noi ci uniamo con Dio pienamente e possediamo questa unione nell'essenza di noi stessi, cioè in questo fondo di noi stessi, che è oltre l'intelligenza. Per questo l'intelletto non lo capisce, perché l'intelligenza capisce, giusto? Non lo capisce, ma ecco, poi Giovanni alla Croce dice ne è oscurato, perché non lo capisce, in quanto è sopra di lui, ma appunto non è chiamato a capirlo, è chiamato a riceverlo, perché quando dice qua, quando è da noi posseduta soprannaturalmente, cioè al modo di Dio, e secondo quello che lui ci dà, non siamo chiamati a operare, perché capire è una delle operazioni, non siamo chiamati a operare, ma a riposare. E quindi questo significa né a capire, né a ricordare, a non mettere in moto, ma non perché bisogna rinunciare a capire, perché è una fase precedente, una fase meno matura. Ci siamo, giusto? Al di sopra pure del parlargli, vedete, della sua lode, del suo onore, quando lo cerchiamo nelle creature, perché la vita attiva è invece cercare di glorificare lui, come avrebbe detto Sant'Ignazio, tutto fare per la maggior gloria di Dio, cioè operare per la sua gloria, operare per la giustizia di lui. Quindi agire nel mondo, e questo va bene, ognuno di noi, secondo la sua forza, secondo la sua chiamata, secondo il suo stato di vita, comunque agisce nel mondo sempre per la sua maggior gloria, va bene. Qui c'è lui che chiama invece a questo riposare, al di sopra anche di questo agire, al di sopra dell'intenzione, al di sopra di noi stessi e di tutte le cose. Ecco perché è oscuro questo al di sopra, al di sopra, al di sopra. E quindi sembra dove? È il rarefatto, dove di fatto tu non vedi con le facoltà dell'intelletto, insomma. Non è percepibile. Se non no, dallo spirito dell'uomo, dall'essenza, ma l'essenza non è il piano dell'essenza non è quello dei sensi, ecco perché non è percettibile. È un riposo che ci possa essere un riverbero dell'essenza nelle percettibilità umane, è possibile. È possibile. E quei sensi spirituali. Ora continueremo a spiegare come queste tre unità sono ancor più sublimemente arricchite, più nobilmente possedute, mediante la pratica della interiorizzazione congiunta alla vita attiva. Interiorizzazione, portare dentro, questo vuol dire, ad unità, portare dentro. Quando l'uomo
per la carità e per l'elevata intenzione in tutte le sue opere, in tutta la sua vita, dedica se stesso all'onore e alla lode di Dio e cerca riposo in Dio al di sopra di tutte le creature, allora, in umiltà, con pazienza e nell'abbandono di se stesso, con confidente speranza, dovrebbe saper attendere nuove ricchezze e nuovi doni, senza inquietarsi mai se Dio li darà o non li darà. Questo è veramente una spiegazione molto chiara e molto bella, direi, perché spiega bene, quando hai già questo equilibrio, che è un bell'equilibrio, altro che. Quando hai questo buono, mi fa piacere piuttosto incoraggiarvi perché, questo ho insistito nella prima parte, siamo fatti così. Non è che noi dobbiamo fare qualcosa di diverso da quello per cui siamo fatti, è molto più facile di quanto ne immaginiamo, perché siamo fatti così. Siamo un po' scombussolatelli per una manipolazione della macchina. Non perché in realtà la macchina non è perfetta e non è fatta per andare avanti in questa maniera. Quindi questo lo trovo incoraggiante, ma incoraggio anche voi, proprio perché non c'è bisogno di fare, ma ritrovare pienamente come siamo fatti, ritrovare dentro di noi e assecondare piano piano dentro di noi quello che è veramente, evitando ovviamente, perché lo sappiamo che ci sono tanti disturbi, tante interferenze. Tanti paure, soprattutto paure, angoscia, panico che abbiamo perso, perdiamo ogni cosa, chissà se appunto lasciamo. Ma in realtà siamo fatti così, quindi è molto più facile di quanto noi possiamo immaginare. Bisogna semplicemente un momento lasciare piano piano, assecondare questo, e certo, avere questa alacrità, continuità da parte nostra di. Per cui quando è così, cioè quando l'uomo, per l'amore, per la carità e per la elevata intenzione, cioè quando davvero nella sua vita, in tutte le opere, in tutta la vita, lo fa per l'amore di Dio, l'onore di Dio e la lode di Dio. Bene, quando è in questa cosa, e quindi a quel punto, vedete, è naturalissimo, l'assicuro che è naturalissimo, che se uno lo fa perché cerca se stesso, quindi per possedere e ha gli attaccamenti, naturalmente non ha una intenzione elevata nel fare le cose e ha sempre appetito delle cose e non capisce cosa vuol dire riposare in Dio. Non gli piace perché non lo attrae. Quando invece ha quel minimo, di fatto ha quel minimo di distacco, si dedica perché, diciamo, è il suo dovere e che è un vero amore. Quando lo fai perché, non perché tu trai chissà quali appagamenti. No. E questo non vuol dire che quando è così comunque non hai le tue soddisfazioni. Non è che vuol dire questo, non è che vuol dire essere dal mondo. No, comunque. Però davvero c'è questa distanza, allora cerca il riposo del Signore, capisce cosa vuol dire il riposo del Signore, capisce bene. Ed è quello che cerca di più. Anche perché ha visto, cioè, gli sono calate dentro di lui le attrattive per questo o per quell'altro. Attrattive che sono molte volte originate da questo attaccamento. Che attaccamento cosa vuol dire? Che se io avessi questo, o se io facessi questo, o se questo mi facesse quest'altro, sarebbe meglio, sarebbe più bello, avremmo risolto. È un'illusione, ma ahimè, è una grandissima illusione. Una grandissima illusione. Pari poi alla delusione cosciente, naturalmente, quando poi non è così, ovviamente. È una grandissima illusione. Ecco perché cercare questo riposo in Dio al di sopra di tutto, che è davvero quello che attrae poi una persona più equilibrata a quel punto lì. Ed ecco perché allora, quando è? Allora, in umiltà, con pazienza e nell'abbandono di se stesso. Cosa cerco? Cosa può darmi questo? Cosa può darmi l'altro? Tutto e niente, insomma. Ecco. Tutto
tutto e niente. Per cui a quel punto c'è questo maggior distacco anche da sé. È confidente, fiducia, speranza. Il Signore che comunque davvero mai fa mancare questa forza, forza e forte presenza, presenza, continua presenza. Questo è vero che in mille modi dà segni della sua forte e continua presenza. E allora attende, appunto, attende. La chiamata a mezzanotte, giusto? Attende. Ci siamo. Perché così ci si dispone a ricevere la vita interiore e desiderosa. Ecco perché interiorizzazione, questa era l'interiore, perché si riceveva la vita interiore rispetto alla vita esteriore o attiva, la vita interiore o contemplativa. Sono termini tecnici che lui usa, come vedete. E di desiderio, desiderosa perché è fatta di questo desiderio. Quando la coppa è pronta, un nobile di cuore viene versato in essa. Non c'è coppa più nobile dell'anima amante, né bevanda più preziosa della grazia di Dio. È così che l'uomo dovrebbe consacrare tutte le sue opere, tutta la sua vita a Dio nell'intenzione semplice ed elevata. Quindi riposare al di sopra di ogni intenzione, di se stesso, di tutte le cose, nella sublime unità dove Dio e lo Spirito amante sono uniti senza intermediario, vedete l'unità perfetta? Senza che ci sia la mediazione o del risultato raggiunto o del non so che cosa, che sempre allora ti dà soddisfazione il risultato che hai raggiunto, le persone che hai non so attorno, oppure. Questo è, lì è il punto più delicato, sempre. Da questa unità in cui lo spirito è unito a Dio senza intermediario, fluisce la grazia e tutti i doni. Aggiungo una cosa, questo senza intermediario. Io lo intendo anche, penso anche lui, senza l'intermediazione della autopercezione. Non so se mi spiego in quello che voglio dire. In qualunque relazione anche umana, io mi posso unire, rapportare, relazionare all'altra persona, tenendo sempre, stando sempre molto attento alla percezione che io ho di questa unione, quindi al godimento, al vantaggio, alla soddisfazione, alla pienezza, o al contrario, al senso di umiliazione, al senso che mi può dare. Mentre invece, quando dimentico me stesso più, quando non sono attento all'autopercezione, la donazione è più immediata, si dice, giusto? Cioè senza medio, senza mediazione. Senza La intermediario. mediazione può essere pure un'opera fatta, qualcosa che si Qualunque aggiunge, cosa. un po' Qualunque anticipato. cosa. Esatto. Invece no, non ci deve essere neanche. Sì, altrimenti non c'è una vera donazione. Per questa ragione, dal momento che non c'è nemmeno l'autopercezione, è per questo che io non ho il controllo di questa unità, la sensazione di questa unità. È ovvio. Perché nella sensazione è sempre il ritorno, comunque, quindi un qualche controllo. Mentre altro è che lui faccia risentire a me. E comunque Dunque non me ne rendo conto. Com'è? Dunque vuol dire che non me ne rendo conto. Ne percepisco gli effetti. Tutta la ferita d'amore di San Giovanni è. L'ha capito dopo che è stato ferito, non è che l'ha visto mentre veniva ferito. E fa l'esempio della lama, chi fu lui, non mi ricordo chi, fa l'esempio di una lama, un autore, che taglia la faccia a una persona, o comunque taglia la pelle a una persona, ed è stato così veloce, così subitaneo e così immediato che non ha visto nemmeno il zacchete, perché quando la lama è affilatissima, effettivamente non si sente, ma si vede il sangue, cioè, si vede ciò che è successo dopo. Cioè, gli effetti di ciò che è successo e la ferita d'amore non si avverte mentre
E infatti tutta la, poi il Cantico dei Canti, tutte cose che abbiamo da sempre predicato è la ricerca di questo che non c'è più, di questo che è fuggito, ma ferito se n'è andato. Ecco il senso della cosa. Da questa unità in cui lo spirito è unito a Dio, senza intermediario, fluisce la grazia e tutti i suoi doni. Da questa unità, la grazia e i doni. Da questa stessa unità in cui lo Spirito riposa al di sopra di se stesso in Dio, Cristo, verità eterna, dice: vedete, viene lo sposo, uscite per incontrarlo. Cristo, luce di verità, dice: vedete, poiché è per Lui che noi diventiamo vedenti. Sappiamo questo che ci ha raccontato e che accade in noi, lo sappiamo in noi davvero per Lui. Egli è la luce del Padre. E senza di Lui non vi è luce né in cielo né sulla terra. Questo parlare di Cristo in noi non è altro che un influsso della sua luce e della sua grazia. Questa grazia si riversa dentro di noi, nell'unità delle nostre facoltà superiori e del nostro spirito, da cui, per il potere della grazia, le nostre più alte facoltà fluiscono al di fuori, attivamente, in tutte le virtù, per fare ritorno a questa stessa unità nel vincolo dell'amore. Quindi il nostro agire virtuoso, diciamo, dalla prima alla seconda unità, dal manico all'attaccamento, scende, non sale. Quindi il verso del funzionamento della scopa, ovviamente, è dal manico in alto, non viceversa. Ed è dalla grazia, cioè dalla unità con Lui, soprannaturale, non quella di natura che tutti abbiamo, soprannaturale, questa, che viene il dono e per cui c'è la vita virtuosa, c'è tutta la vita anche esterna, frutto della sua grazia. Vede, finisco, le nostre facoltà più alte fluiscono al di fuori, attivamente, in tutte le virtù, questo fluire. In tale unità, la prima, è quella più alta, in tale unità risiede potenza, principio e fine di ogni attività creaturale, naturale e soprannaturale. Nella misura in cui essa si esercita in maniera creaturale per mezzo della grazia, dei suoi doni, dei doni e della forza stessa della creatura. Perciò Dio dona la sua grazia nell'unità delle facoltà superiori, cioè quella centrale, affinché l'uomo possa praticare le virtù attraverso la potenza, la ricchezza e l'impulso della grazia. Egli ci dona la sua grazia al fine di renderci operosi e ci dona se stesso al di sopra di ogni grazia per il gaudio e il riposo. Porterete più frutto, porterete frutto, vi ricordate? Quindi nell'unità superiore riposiamo in Lui, ed è da Lui che discende questo fiume di grazia che ci rende virtuosi, cioè farete, anche voi opererete come io opero, anzi, vi dico, ne farete di più grandi. Vi ricordate cosa dice Gesù? Ne farete di più grandi, opere. Quindi si agisce nella luce, nella vita virtuosa. Questo dice che la vita esteriore è una vita soprannaturale, quando è ordinata e procede dall'alto. Si vede, io che incontro una persona così, si vede? No, di per sé no, perché quello continua a fare, o quella persona continua a fare il suo dovere, le sue cose. Probabilmente ci sono occasioni in cui si vede una certa forte eroicità, differenza, reazioni diverse rispetto a un'altra persona, tra due, tra tre, dentro una società, dentro una scuola, dentro un ufficio, dentro un lavoro, si vedono le reazioni diverse. Ma di per sé, esternamente, ognuno continua a fare ordinariamente la sua azione. Ma è appunto
Questa grazia da Dio scende, fluisce, la dà alla mente, alla facoltà superiori, perché l'uomo possa sempre praticare la virtù attraverso la potenza, la ricchezza e l'impulso della grazia. Quindi ci dona la grazia per essere operosi e se stesso per riposare al di sopra di tutto, per il gaudio e per il riposo, il vero riposo, la vera festa. L'unità del nostro spirito, diciamo la seconda, la centrale, è il nostro dimorare nella pace divina e nella ricchezza della carità. Per cui grande attività, senza dubbio, nella seconda c'è il principio di tutte le nostre attività. Ma quando viene, cioè, riposiamo nella nostra unità, cioè quando le nostre attività provengono dall'unità della mente, allora noi stiamo nella pace, agiamo, facciamo poche o molte cose esterne, questo dipende veramente dalla nostra vita, da tante cose esterne, da dove siamo chiamati a essere e cose del genere, ma nella pace e nella carità, l'agire esterno e nella pace, tutte le virtù, nella loro molteplicità, sono unificate dentro, procedono da una unità, non viceversa, e vivono in questa semplicità dello spirito. Questo comincia ad essere il cosiddetto ideale dell'uomo comune, che vive cioè in comune con Gesù, con Cristo, è una vita comune a tutti gli uomini. Ora, la grazia di Dio che fluisce da Lui è un impulso interiore, una mozione dello Spirito Santo, che muove il nostro spirito dal di dentro e lo incita verso tutte le virtù. Questa grazia fluisce dall'interno, non dall'esterno. Poiché Dio è più intimo a noi di noi stessi, è il suo impulso interiore, il suo operare dentro di noi, naturalmente o soprannaturalmente, è più prossimo, è più intimo a noi di ogni nostra operazione. Questo, cari amici, vi spiega perché non è così difficile. Perché se è più intimo a noi, diciamo pure che è lui che lo fa e non io. Questo vuole dire. Di fatto questo sta spiegando. È un impulso dello Spirito Santo che muove dal di dentro, non dall'esterno. Se lo faccio io è sempre dall'esterno, guardate. Perché non viene dalla prima unità più alta. Mi sto spiegando? Chiaro per tutti questo? Questo è fondamentale capirlo, altrimenti siamo sempre a rincorrere il vuoto. Se viene da Lui è veramente dall'interno di noi, perché Dio è più intimo a noi di noi stessi, ecco perché significa non da noi ma da Lui proviene. E a Lui però deve tendere. Ma questo è naturalmente che è così, non devo farlo io. E lo Spirito Santo conduce al Cristo, a Dio Padre, quindi non devo farlo. In persona, ognuno c'è il suo santo negli occhi. Sì, San Giovanni Bosco, perché San Giovanni Bosco? San Giovanni Bosco, qualunque santo. La magia è qua, Carmela, dov'è? Non c'è qua. L'abbiamo lavata, l'abbiamo defenestrata. Madre Carmela è evidente, perché ha avuto 10, 15, 20 anni, ha avuto una ventina d'anni di tutti questi doni scombussolanti. Appunto, levitava, aveva le sanguinazioni qua, le stigmate, tutte queste cose complicate, giusto? Per una ventina d'anni. Poi tutto questo, piano piano, non c'è più, scompare. E lei vive, vecchissima, perché muore, non mi ricordo, aveva 90 anni, non so quanto aveva, vive per circa 35 anni, niente, tranquilla, come se non ci fosse più niente. Governa l'istituto. Scrive letterine, governa, fa le riunioni, fa l'attività, costruisce le case. Assolutamente normale. Va a fare
fino a pochi anni, vecchissima, la raccontano a Roma che va a fare la spesa, va al mercato, si carica dei sacchi, tutte queste cose, e ancora 80-85 anni andava con l'autobus di linea a fare la spesa, a guidare, e tutti ricordano come aveva l'attenzione per quello, l'attenzione per le ragazzine, per le cose, con una cura naturalmente molto amorevole, e con una capacità di reggere un ordine di centinaia di suore, diciamo anche vecchissima, diversa, una forte capacità di formazione, una grande formazione che dava. Quindi, per dire, senza dare cose straordinarie, come in questa persona c'è stata un'evoluzione ed un equilibrio veramente straordinario. Faccio dire esempi vicinissimi quindi a noi, no? È semplice. Quindi Dio opera in noi dall'interno verso l'esterno, non viceversa. Tutte le creature invece agiscono dall'esterno verso l'interno. E quando noi le andiamo cercando, o noi stessi ci sforziamo, ripeto, di farle noi queste cose, sempre dall'esterno verso l'interno. Cioè, è sempre come se dovesse strusciare sul pavimento e il movimento dovesse partire non dalla mano, ma appunto dalle saccine, dai giumi. Ma com'è possibile? Non è possibile, è sempre dall'esterno. Invece non può agire così. Ciò spiega perché la grazia e tutti i doni e le ispirazioni interiori di Dio vengano dall'interno, nell'unità del nostro spirito e non dal di fuori, dall'immaginazione, sotto forme sensibili. Quindi anche la partecipazione a una messa, dire il rosario, fare un'opera di carità, tutte queste cose in realtà vengono e si vivono dall'interno, dall'impulso che Dio dà. Per cui in un'azione esterna, come appunto fare una messa o fare un'opera di misericordia, che è un'azione esterna, l'azione di Dio è la forza, la bellezza, è la bontà di una qualunque di queste azioni, viene da dentro, non dall'opera che ho fatto. Per cui solo chi fa opere di carità e di misericordia è santo, e chi invece fa i conti in banca è diavolo? No, è dall'interno che viene. Non è ciò che ti è venuto dall'esterno che ti ha santificato, ma l'impulso dello Spirito Santo che ti ha reso. Naturalmente, se i conti li fai in maniera disonesta è un altro problema, ma questo è un altro discorso, ovvio. Mi viene da pensare, ma quando siamo lontani da Dio e non riconosciamo Dio, essendo nella nostra natura essere in Dio e Lui in noi, è perché in verità siamo lontani da noi stessi, esterni a noi stessi, cioè, anche, no, perché sì, non direi è perché, essendo lontani da Dio, siamo anche lontani da noi stessi, sì, siamo anche lontani da noi e da Lui. Da qui si dice che Dio, cioè tutto nella nostra natura, cioè la sua presenza, la sua grazia, cioè la grazia è donata a tutti, quindi ogni uomo la possiede. Quindi, allora il fatto che non la riconosce, non dà i frutti. Beh, non solo non la riconosce, saperlo e riconoscerlo implica riceverla e collaborarvi. Quando non è così, il stadio che deve essere passato, il secondo stadio. E quindi, non accade la collaborazione. Non conosce proprio se stesso, della conoscenza di sé. Il primo punto è vide. Ecco, guarda. Perché ti dà la alla sua luce, vediamo la luce. Essere fuori di sé, è come se l'uomo fosse fuori di sé, esatto. Cioè le cose che di fuori lo prendono così tanto che non vede quello che c'è, la verità che vede in sé, che è la natura. Esattamente. Ora Cristo dice spiritualmente dentro colui che gli è devoto, vedi, ecco. Tre cose come precedentemente detto rendono l'uomo vedente, Anna Maria, vedente nella pratica interiore. La prima diceva è l'illuminazione interiore della grazia,
La grazia di Dio nell'anima è come una candela in una lanterna o in un vaso di vetro. Essa produce calore e illumina e risplende attraverso il vaso di cristallo, che qui è l'uomo giusto. Essa rivela a colui che la possiede dentro di sé ed è osservante nella pratica interiore. Inoltre rivela se stessa agli altri attraverso di lui nella virtù e nel buon esempio. È l'unico modo in cui gli altri la vedono. Virtù e buon esempio. Ma l'uomo giusto che l'accoglie lo sa, perché è illuminato per saperlo. Riceve la luce per saperlo. L'illuminazione interiore della grazia di Dio tocca e muove istantaneamente l'uomo, da dentro. E questa rapidissima mozione è la prima cosa che ci rende vedenti. Da questa rapidissima mozione di Dio procede il secondo punto, nella parte dell'uomo dove c'è un raccoglimento di tutte le facoltà interiori ed esteriori, la seconda unità. Nell'unità dello spirito, nel vincolo dell'amore. Il terzo punto è la libertà, che permette all'uomo di rientrare in se stesso, senza immagini e senza ostacoli. Quindi non portare questi pesi, queste zavorre, rientrare libero, ogni volta che desidera e ogni volta che pensa al suo Dio. La facilità di rientrare in sé senza avere tutti questi pesi a trascinarsi e che lo frenano da questo rientrare quando vuole, quando desidera e pensa al suo Dio. Quindi è immediato. Da questa rapidissima mozione l'uomo è unito, sa e vede di essere unito, di avere l'unità dello spirito, per cui sa e vede che tutte le sue facoltà sono uno e agisce con le facoltà nella pace, non agisce con le facoltà rimanendo nelle operazioni delle facoltà e dunque in agitazione nelle facoltà, ma agisce, perché le facoltà tu le usi in tutta la tua vita di ogni giorno, naturalmente. Vi agisci, ma ora sai e vedi che sei nell'unità. E lì puoi riposare e agirne con libertà, senza che l'agire pesi all'anima. È diverso quando purtroppo noi, non consapevoli di questo, l'agire ci appesantisce e non abbiamo la pace in esso. E quindi anche il distacco da esso, quando serve, il riposo, il distacco del riposo, poi da esso. Quando ce l'hai, hai anche, che cosa? La facilità di rientrare in te. Detto in altri termini, quante volte si dice che quando siamo troppo immersi nell'attività e ritorniamo al silenzio della preghiera, ci riportiamo, almeno la facilità di ritornare ad un vero silenzio, nel silenzio, può durare di più o di meno in noi, a seconda della intensità di ciò che stavamo vivendo, con la quale noi vivevamo le cose che vivevamo, perché dipende anche da noi, e dall'abitudine che abbiamo al silenzio. Per cui c'è chi ci mette un'ora, tutta l'ora passa e sono continuamente riassorbito da... C'è invece chi i primi 5 minuti magari ha assorbito ancora da tutte mentre presto. Qui dice addirittura, il terzo punto, permette di rientrare in se stesso senza immagini, senza ostacoli, ogni volta che desidera, ogni volta che pensa a Dio. C'è una libertà molto maggiore, come vedete. Ora, in noi questi tempi e queste modalità oscillano, cosa intendo dire? Cioè, ci sono fasi della nostra vita in cui per novità che irrompono possiamo avere un giorno, una settimana di maggiore
per cui non troviamo subito e facilmente il silenzio che prima magari trovavamo. Dipende molto. Lo dice nell'ultima frase: quando l'uomo è affrancato, disturbato da ciò che è, sia piacevole o penoso, dal profitto, dalla perdita. E questo piacevole o penoso nella nostra vita varia, perché ci sono momenti di equilibrio in cui non c'è né troppo piacevole né troppo penoso, e sono tempi di equilibrio. Poi arriva o una mazzata o anche un cambiamento di cose esteriori, giusto? E allora l'equilibrio si deve rifare, perché dipende, i cambiamenti esterni denotano il nostro, la posizione in cui noi siamo, quanto più siamo affrancati o non affrancati. E allora è un'altra prova, è un altro processo a partire dal quale noi ritroviamo lentamente con l'affrancamento, la libertà, sempre per la sua grazia e la nostra disponibilità. La sua grazia e la nostra disponibilità, ritroviamo di nuovo un equilibrio, anche se fatti esterni che magari 5 anni fa ci avrebbero scosso in maniera terribile, oggi ci lasciano liberi, più liberi. Quindi, come vedi, è un alzare e scendi, un alzare e scendi di questo nostro cammino. Oggi il Vangelo dice, Gesù nel Vangelo dice, l'anima mia è turbata. Perché è giunta l'ora. Oggi è il Vangelo dell'ora che è arrivata. Quindi nella sua umanità il Signore lotta, la prova, è la grande prova, è la più grande prova in questo caso. E lui stesso vive questo cammino di pieno. Quando l'uomo, appunto, questa libertà c'è quando è affrancato, eccetera, l'abbiamo già detto, e non è catturato da alcuna creatura. Nel Signore, poi, nell'ora del Signore c'entrano mille altre storie, non c'entrano proprio le creature, in quel caso, naturalmente. C'è una grande lotta nella sua umanità, quindi nella sua psiche, eccetera, cioè con il male del mondo, alzata. Con tutta la malvagità, l'iniquità, il peccato, cioè, è una cosa. Abbiamo fatto, vi ricordate le letture di von Balthasar, della von Speyer, poco complicata, ma spiegava bene questa, mamma mia, questo bubone gigante. Adesso.